allenamento, come raggiungere il peso forma? È proprio quello che oggi il biologo Salvatore Baiamonte ha illustrato ai ragazzi del Martin Luther King. Lezione di educazione alimentare al liceo Martin Luther King di Favara, dove il biologo nutrizionista Salvatore Baiamonte ha illustrato agli allievi le corrette modalità da seguire a tavola, che grazie ad una dieta fisiologicamente equilibrata permette alle persone di raggiungere il peso forma. Le slide proiettate dal dottor Baiamonte sono il frutto della ricerca che lo stesso ha racchiuso nel volume La Dieta Perfetta, scritto in collaborazione con lo chef Joseph Puma, che ha curato la parte culinaria del testo. Il libro è stato presentato ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi di primo e secondo anno, proprio perché questa un'educazione alimentare nell'età adolescenziale è molto importante. Però questo libro non serve solo nell'età adolescenziale, ma serve anche per quando un ragazzo diventa maggiorenne, per quando un ragazzo si sposa e addirittura fino a quando diventano nonni. È un libro che serve per tutta la vita. È un libro che ha avuto un notevole riconoscimento perché è stato pubblicato in Francia dalla casa editrice Edp Sciences. Ebbene, oggi ho controllato la quotazione del libro, al terzo posto è Paul Davis, che è un famoso scienziato, si trova al sesto posto. E sono molto onorato perché io sono cresciuto con i libri di Paul Davis. La dieta mediterranea è veramente la regina delle diete. Esattamente, come tanti studi acclarati dimostrano come la dieta mediterranea ci fa vivere più a lungo e quindi il benessere fisico vero e proprio. In questo libro, in questo semplice manuale, che io lo considero molto onesto, mi sono comprese 19 ricette dove si fa l'utilizzo di tutti i prodotti del Mediterraneo, cioè il pesce, la carne, l'olio, che è il condimento sovrano, e tanti altri alimenti che in maniera molto sinergica, utilizzati per l'elaborazione dei piatti, potete naturalmente consultare e divertirvi allo stesso tempo. Non posso augurare che una buona lettura a chi ci darà l'onore di essere letto. Presenti nella sala conferenze della scuola anche il dirigente scolastico Salvatore Pirrera e la delegata dell'Ordine Provinciale dei Biologi di Agrigento, Maria Chiara Monaco. L'educazione all'alimentazione è senza dubbio inserito nel piano dell'offerta formativa della scuola, tant'è che a scuola noi abbiamo un docente referente che si occupa di questa tematica. Stamattina abbiamo il piacere di ospitare nella nostra sala Carloni il dottore Salvatore Baiamonte, che ha scritto questo libro La Dieta Perfetta in accordo con lo chef Salvatore Puma. Devo dire che è un libro abbastanza gradevole da leggere, perché non solo educa le persone ad una corretta alimentazione, perché è indispensabile per una buona salute, però propone anche tantissime ricette della cucina siciliana che possono essere facilmente preparate. Quanto conta per l'organismo umano fare una corretta alimentazione? Allora, io direi che per l'organismo umano è davvero essenziale, è la cosa fondamentale. Chiaramente è proprio da una corretta alimentazione che dipende lo stato di benessere dell'organismo umano. E la corretta alimentazione non è l'unica, come dicevo poc'anzi ai ragazzi, non deve esserci soltanto la corretta alimentazione, deve essere sempre accompagnata da una attività fisica. Entrambe le cose devono essere presenti per avere il giusto stato di salute del corpo umano.